In onore del santo protettore della polizia, il questore Bruno Megale ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti nello spiazzale antistante la questura. Alla breve cerimonia, alla presenza di un picchetto d'onore della Polizia di Stato, hanno partecipato i poliziotti in servizio e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Caltanissetta e Gela, alcuni familiari dei poliziotti caduti in servizio, nonché i componenti della squadra di pesistica Fiamme Oro. E oggi festeggiamo il nostro patrono, oltre che il patrono della città, il capo delle milizie celesti. E quale figura migliore poteva essere il patrono della polizia, una figura che incarna quei sentimenti di giustizia, di difesa della comunità, di pietà, di forza, che poi sono, diciamo, le leve morali su cui si basa l'operato della Polizia di Stato. Oggi noi lo ricordiamo in qualche modo, porgendo un omaggio ai nostri caduti, coloro che hanno dato l'esempio ai giovani poliziotti e alle giovani leve, per cui è opportuno perpetuarne la memoria. Un momento che ha preceduto la messa pontificale in cattedrale, al quale hanno preso parte anche il prefetto Maria Teresa Cucinotta, il vescovo Monsignor Mario Russotto e il sindaco Giovanni Ruvolo, che hanno voluto ricordare l'importante ruolo svolto dai poliziotti e i tanti caduti nell'espletamento del loro servizio. È un appuntamento veramente imperdibile per un duplice motivo: la celebrazione del santo protettore della Polizia di Stato, e sappiamo quanta importanza, quanto lavoro svolgono le forze dell'ordine in ogni realtà territoriale secondo le proprie difficoltà, nonostante, diciamo, i tempi siano anche sempre un po' difficili da tutti i punti di vista, quanto sangue hanno versato le forze dell'ordine. E poi un appuntamento ancora più importante, perché è una città che vive San Michele, il proprio patrono, con molta partecipazione, e io mi sento veramente anch'io molto di condividere questa partecipazione cittadina. Oggi è una di quelle giornate in cui la comunità nissena si ritrova attorno alla figura del nostro santo patrono, un santo patrono che è stato un combattente per quei valori della libertà, della giustizia, che devono un po' contrassegnare la vita di ogni cittadino. Oggi i nisseni si rivolgono al santo chiedendo per ciascuno una grazia. Anch'io rivolgerò un pensiero al santo, chiedendo di dare a tutti noi la forza della speranza, la forza di saper combattere, cercando di dare ciascuno per le proprie responsabilità un contributo per alzare la nostra città su livelli più alti di cultura, di eleganza, di ricchezza.